Benvenuti amici e amiche di PMG e del Calcio 5 per questo attesissimo match per la 16ª giornata di campionato tra CDM Futsal e Colorbacks Pescara. Come saprà reagire? Partiti intanto! Come saprà reagire la squadra di Campo Ligure all'assenza del suo ormai ex numero 10? Tra le file della CDM, ora Mazzocchetti fa ripartire Eric, che però aspetta il momento giusto, tiro di prima intenzione, c'è il gol, Dudu firma il gol dell'1-0, passa in vantaggio il Pescara quando siamo praticamente al nono minuto del primo tempo. Dudu, bravo Molara ad anticipare il pallone, Pizzetta per Fabinho contro Mazzocchetti, Fabinho! Oh, fabuloso! E finalmente la CDM pareggia. Oh, fabuloso! Sicuramente il Pescara ha fatto tanto partiti, ha fatto delle tante rotazioni. Vega, Ortisi, centralmente per Fabinho, si gira la suolata per Ortisi, arriva in corsa e c'è il gol! Ortisi, il gallo di Augusta, Andrea Ortisi, ed è un gol importantissimo questo, il 2-1 di Andrea Ortisi. Però pressa alta la CDM, vuole evitare il portiere di movimento. Pizzetta contrastato bene, ora Fabinho si accentra, serve Pizzetta, in mezzo Vega! Alejandro Vega! La zetta di Zorro! Ed eccolo lì ancora una volta Vega! Sta studiando la situazione Paolino, in mezzo, viene servito, si gira, bravissimo Caputo, il tiro, la porta è sguarnita e va il gol! E c'è il gol! Riccardo Caputo! È il 4-1! Coco, Roberti, prima intenzione, Fabinho contrasta Eric, il tiro, il gran gol di Coco dalla distanza. Robert prova la conclusione deviata da Eric, arriva Coco, serve Paulinho di sinistro e c'è il gol di Paulinho. Attenzione, è incredibile, mancano 55 secondi alla fine del match e Paulinho riapre tutto. Lo conte, 5 secondi alla fine del match, il lancio per Ortisi di testa, Caputo deve tenere il pallone, il tiro e c'è la vittoria, 4-3 per la CDM. Che partita bellissima, davvero bellissima, un secondo tempo, soprattutto gli ultimi 5 minuti davvero davvero belli, intensi.